5 punti per la progettazione dei moduli formativi del piano scuola estate 2021. La sfida del piano scuola estate 2021 per le singole scuole è certamente di tipo organizzativo e gestionale, ma soprattutto di tipo progettuale e realizzativo. Come strutturare un modulo formativo? Converrebbe evitare quelle tipiche forme di progettazione, diciamo, arlecchino, fatte di una serie di percorsi in cui si cerca di proporre agli alunni un po' di tutto, puntando prevalentemente sul criterio imperativo della proposta accattivante. Ciò potrebbe risultare infatti, in fin dei conti, poco efficace, con la classica montagna, diciamo, di investimenti che non riesce a partorire più del classico topolino, cioè basse ricadute formative. Un peccato, e forse in più sensi, che non sarebbe il caso di commettere. Presentiamo qui alcuni punti, certamente non gli unici, che ci sembra importante prendere in particolare considerazione. Primo punto. Porre alla base della progettazione del modulo i bisogni educativi rilevati negli alunni. Un modulo dovrebbe essere innanzitutto significativo rispetto ai bisogni formativi individuati e agli occhi di alunni e studenti. Occorre partire quindi soprattutto da una chiara visione di quei bisogni. Cosa che già non è semplice, perché il drastico e prolungato cambio di abitudini di vita legate alle misure anti-Covid ha modificato profondamente la dimensione emotiva e relazionale dei ragazzi, con uno strascico di problemi psicologici anche significativi. Problemi causati soprattutto dal ridimensionamento di quel patrimonio di scambi relazionali e comunicativi che avvenivano normalmente a scuola e fuori dalla scuola. Il dato più allarmante è fornito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e riguarda gli adolescenti, fra i quali un fenomeno in crescita esponenziale, fra gli altri, è quello dell'autolesionismo. Tagli per esempio inflitti sul proprio corpo, oppure tentati suicidi, eccetera. Anche fra gli alunni più piccoli sono comunque aumentati enormemente i disturbi d'ansia, i fenomeni di insonnia, l'irritabilità, i disturbi dell'umore, perfino l'aggressività verso i componenti della famiglia. Né con la auspicata fine della pandemia potremo dire di esserci lasciati alle spalle il problema del benessere psicologico dei nostri ragazzi. Tale problema sconterà infatti prevedibilmente la sua forza inerziale ben oltre, per cui occorre investire preventivamente su questo aspetto. Provando a tradurre tutto questo in termini di bisogni educativo-esistenziali, ciò significa che gli allievi hanno un estremo bisogno, chi più chi meno, di determinati supporti di incontro e di crescita. Innanzitutto hanno bisogno di occasioni di ascolto, di comunicazione con gli altri e di narrazione di sé, di autoriflessione, attraverso cui poter esprimere e possibilmente elaborare al meglio il loro vissuto, l'eventuale disagio psicologico e le nuove fragilità che sono emerse. Inoltre, hanno bisogno della possibilità di recuperare quegli apprendimenti che la DAD ha potuto soltanto in parte garantire, soprattutto per gli allievi più piccoli d'età e per quelli con bisogni educativi speciali, sia con disabilità che con varie tipologie di svantaggio. Hanno bisogno inoltre di esplorazione e di più solide consapevolezze relative alla dimensione socio-emotiva. Hanno bisogno inoltre di spazi e tempi per il recupero della socialità. Ancora, hanno bisogno di recupero di esperienze in ambienti esterni rispetto a quello domestico e a quello scolastico, a cominciare dalle uscite sul territorio. Hanno bisogno ancora di espressione del proprio potenziale nelle varie intelligenze, fra quelle che spesso sono più sacrificate nell'ambito scolastico. Pensiamo all'intelligenza musicale, visiva, esistenziale, spaziale, nonché dal punto di vista creativo ed esplorativo. Inoltre c'è una grande esigenza negli studenti, negli alunni, di lavoro e di attività cooperative, laboratoriali e ludiche. Ancora, c'è una grande necessità di coinvolgimento e di espressione della propria corporeità.
c'è bisogno ancora di conoscenza del territorio, dei suoi soggetti e di altri mondi oltre quello scolastico. Enti locali, terzo settore, associazionismo, professioni, strutture, opportunità, anche in chiave orientativa. In ultimo, c'è certamente bisogno di occasioni di decentramento e di prosocialità, in cui alunni e studenti possano lavorare con e per gli altri. L'apprendimento servizio, da questo punto di vista, offre ottimi esempi come metodologia didattico e di insegnamento-apprendimento. La scelta del modulo, insomma, non dovrebbe avvenire partendo dagli esperti a cui si pensa di rivolgersi, magari interni o esterni alla scuola, indipendentemente da questo, oppure dalle attività che si ritiene abbiano un magari superficiale appeal nei confronti degli studenti. La sfida è innanzitutto progettuale, come dicevamo, e di architettura formativa. E la sfida che sono quindi, questa sfida che le scuole sono chiamate a raccogliere è quella di costruire i loro moduli incentrandoli, soprattutto tenendoli ben piantati, soprattutto sul terreno dei grandi bisogni educativi che sono stati rilevati scuola per scuola. Secondo punto, coinvolgere il più possibile le discipline, utilizzare il loro patrimonio formativo, non soltanto quello istruttivo. Il secondo passo dovrebbe essere quello di individuare i contributi che le stesse discipline possono dare in tanti casi per il raggiungimento degli obiettivi formativi che sono stati individuati. Ci riferiamo qui al valore formativo delle discipline, cioè alla loro capacità di offrire, per gli alunni, occasioni diversificate di sviluppo delle competenze e non solo di acquisizione di contenuti conoscitivi e di abilità. I moduli dovrebbero insomma essere progettati per sviluppare competenze anche utilizzando il patrimonio di strumenti culturali messi a disposizione dalle singole materie insegnate, così come eventualmente da altri domini di conoscenza. Qui sono soprattutto i dipartimenti ad avere la parola. Se per esempio si individua come bisogno educativo sul quale intervenire lo sviluppo di competenze emozionali in alunni e studenti, occorre individuare gli strumenti che le discipline, quelle almeno che si pensa di coinvolgere in quel modulo, possono fornire in tal senso. Percorsi di educazione socio-emotiva con l'obiettivo di sviluppare negli alunni la loro capacità di conoscere, comprendere e gestire, nonché esprimere, i loro stati emozionali, possono essere pensati in chiave interdisciplinare. Del resto, non c'è materia, compresa la matematica, che non abbia a che fare con le emozioni. Terzo punto, scegliere tutor ed esperti in funzione degli obiettivi didattico-educativi del modulo. Si passa così alla fase del bando e alla ricerca degli esperti che meglio possono interpretare le finalità e gli obiettivi didattico-educativi per cui si pensa di attivare un determinato modulo. Conoscenza delle dinamiche emozionali e del valore formativo di alcune discipline di riferimento dovrebbero essere pertanto dei prerequisiti indispensabili per l'assegnazione dell'incarico di esperto, interno o esterno che sia. Molta attenzione però andrà posta anche alla scelta del tutor. Il lavoro del tutor può essere importante almeno quanto quello dell'esperto, proprio perché rappresenta l'interfaccia fra l'offerta formativa del modulo e i percorsi di apprendimento e le esigenze educative dei singoli studenti, durante ma anche dopo l'espletamento del modulo. Sarà ad esempio importante che l'insegnante tutor aiuti l'esperto, fra le altre cose, a rimanere focalizzato sugli obiettivi per cui è stato pensato il modulo e a non imporre, magari in perfetta buona fede, prodotti predeterminati e non necessariamente congruenti con quegli obiettivi. Il discorso dovrà essere chiaro. Noi vogliamo offrire ai nostri alunni un percorso formativo che li metta in grado di riflettere maggiormente su emozioni, stati d'animo e sentimenti, sia loro che altrui, che imparino maggiormente a riconoscerli, a comprenderli e a gestirli, quando si presentano soprattutto determinate situazioni di vita. E vogliamo che in questo percorso venga utilizzato il patrimonio di contenuti funzionali che le discipline possono offrire. Messo di fronte a una prospettiva progettuale ben chiara, l'esperto dovrà accettare di lavorare per quegli specifici obiettivi e concordare con la scuola un piano formativo efficace rispetto al loro raggiungimento. Quarto punto,
creare un percorso integrato fra modulo formativo del piano e curriculum scolastico. Per massimizzare l'impatto positivo dei percorsi offerti nei moduli, occorrerà innestare questi percorsi nell'offerta curriculare della scuola e agganciarli al lavoro didattico di ogni giorno. Fondamentale, anche in tal senso, è il ruolo del tutor. Significherà, per rimanere nel nostro esempio, che i docenti delle classi, degli studenti coinvolti, almeno diciamo alcuni insegnanti di buona volontà e consapevoli della necessità di questa integrazione, dovranno pensare a riprendere i contenuti lavorati nel modulo intorno al tema dell'educazione socio-emotiva ed offrire agli allievi successive e regolari occasioni di conoscenza, riflessione e dialogo intorno ad esso, utilizzando gli strumenti culturali della propria disciplina, anche per gli alunni che comunque quel percorso non lo hanno effettuato nei moduli cosiddetti estivi. Solo verticalizzando il percorso offerto dal modulo attraverso una ripresa ed estensione di quegli stimoli nei mesi successivi sarà possibile massimizzarne i vantaggi sia cognitivi che non cognitivi. Questo ovviamente comporta un lavoro che vada nella direzione di veri e propri percorsi integrati, il che significa innanzitutto la conoscenza da parte degli insegnanti di quanto si è fatto in quel modulo. È una progettazione didattica su come fare per appoggiarsi adesso nella direzione dello sviluppo delle competenze che ogni singola disciplina e tutte nel loro insieme consentono, sempre partendo dal loro valore formativo. La logica del percorso integrato riguarda del resto tutti gli ambiti, non soltanto la scuola. Progettare e costruire ad esempio un'autostrada senza prevedere bretelle, snodi, raccordi con le strade nazionali e provinciali rischia di essere in buona parte uno spreco di soldi ed energie, ma soprattutto di occasioni di crescita. Anche per meglio far dialogare l'educazione non formale dei moduli del piano e l'educazione formale del curriculum scolastico è molto importante la scelta del periodo di realizzazione dei moduli. La collocazione estiva, al di là degli altri vincoli che essa pone, da questo punto di vista potrebbe presentare ulteriori svantaggi e rendere ancora meno facile del solito che i vari canali educativi, diciamo, si parlino fra loro, cosa che già di per sé non avviene molto spesso. Quinto punto. Occorre coinvolgere gli alunni e gli studenti nell'ideazione e progettazione dei moduli. I docenti possono costruire questi percorsi con gli stessi alunni. All'interno della cornice definita dai punti che abbiamo sopra delineato, è possibile pensare con loro più precisamente al cosa e al come realizzare i percorsi per raggiungere gli obiettivi prefissati di cui si è detto. Difficile elencare tutti i vantaggi educativi, motivazionali, relazionali, perfino creativi e produttivi che questo progettare insieme può determinare. È indiscutibile, del resto, che più gli alunni sono attivi nella costruzione delle loro conoscenze e dei loro percorsi di apprendimento, più occasioni di attivazione creativa, responsabilizzazione e autoregolazione si offrono loro, migliori ricadute si riscontrano nel loro processo di crescita, su tutti i piani. E qui insegna il buon Celestin Freinet. Pertanto, anche un semplice brainstorming effettuato con loro per tirar fuori, sulla base degli obiettivi prefissati, idee interessanti e spendibili per uno o più moduli che si vuole andare a progettare, costituirebbe un ottimo strumento educativo. E perché no, una possibilità ulteriore di tirar fuori approcci diversi, più divergenti rispetto agli schemi progettuali canonici degli educatori adulti e più sintonizzati sulla lunghezza d'onda dei loro destinatari. Per gli alunni più grandi, secondaria di primo e secondo grado, è perfino ipotizzabile trasformare questo invito in una vera e propria prova di realtà, in cui essi sono chiamati alla progettazione di percorsi formativi sulla base di vincoli dati. Gli obiettivi educativi individuati, il budget finanziario, gli aspetti organizzativi, eccetera. Ciò favorirebbe del resto, molto probabilmente, anche una maggiore partecipazione ai vari moduli da parte degli stessi alunni che hanno lavorato insieme con i docenti alla loro progettazione. Insomma, le risorse del piano scuola non vanno sprecate, non ce lo possiamo permettere e da tanti punti di vista.
In estrema sintesi, il piano Scuola Estate 2021 costituisce un treno potenzialmente importante per il mondo della scuola, perché essa possa provare a dare risposte serie ed efficaci alle nuove domande di senso di cui gli alunni sono oggi più che mai portatori. Di fronte alle tante forme di malessere profondo che essi vivono, un malessere disorientante, a cui sempre più numerosi bambini e ragazzi non sanno spesso riuscire a dare neanche un nome.